il pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Tempo tra Fight Club e KTM Napoli, risultato di 3-3 tra le formazioni in campo. Andiamo a parlare con i giocatori Fight Club. Fai emozionato. Primo tempo poi vede sul risultato di 3-3, la partita equilibrata è molto bella, veramente combattuta. Cosa mi dici? L'allenamento in settimana abbiamo fatto tra noi è servito tanto, ci stiamo conoscendo perché la squadra era nuova e vinciamo perché dobbiamo vincere, perché stiamo sudando veramente la maglia e vinciamo. Vabbè, si in bocca al lupo per il secondo tempo, andiamo a parlare con i giocatori del KTM. Rocco, di nuovo qui. Rocco, primo tempo che vede sulla risultato di 3-3, la partita è molto bella, equilibrata, cosa mi dici? Niente, ciao mamma. Stiamo giocando abbastanza bene, dobbiamo solo concretizzare meglio sotto porto. Poi sta Giannino Portiere che è fenomenale, quindi dobbiamo stare solo da la scarpa di Ciotto, vai, non ti va bene, inquadriamola la scarpa di Ciotto. Ma da Fanu. Possiamo dare inizio ora alla seconda parte di match. Un saluto da Boateng. Qui con i migliori in campo della partita tra KTM e Fight Club. Alla mia destra è il migliore in campo, ovvero Celentano della squadra di Fight Club. Alla mia sinistra il portiere Cabretti della squadra KTM, oggi purtroppo uscita sconfitta. Ricordiamo il risultato di 7-5. Partiamo proprio da Cabretti. Senti, dopo un buonissimo primo tempo dove la partita sembrava equilibrata, nel secondo tempo siete calati. Cosa è successo? Non so cosa è successo, siamo partiti bene. Loro hanno fatto una bella partita anche loro, hanno meritato la vittoria. Non so che dire, dietro siamo venuti a mancare dietro, ci servono davanti, dobbiamo fare gol. Purtroppo oggi no. Gli attaccanti non erano in forma oggi purtroppo? No, non erano in forma, ma tutta la squadra. Peccato che di solito Gino oppure Diego segnano, oggi anche un po' sfortunati comunque, specialmente nel primo tempo. Sì, nel primo tempo siamo stati un po' sfortunati, ma nel secondo siamo proprio calati. Senti, a chi vuoi dedicare questo momento? Solo la mia squadra è un forte bocca al lupo. Ok, grazie a Cabretti. Passiamo a Celentano, autore di 2 gol. È trascinato davvero leader sia in difesa che a livello umano, penso, la squadra alla vittoria. Importante vittoria dopo la sconfitta della prima giornata. Raccontaci un po'. Fondamentale la vittoria, perché la prima giornata abbiamo giocato proprio male, ma proprio davvero male. Oggi invece primo tempo buono, abbiamo preso anche 2-3 pali, quindi penso che la vittoria è meritata. Però complimenti anche a loro perché sono davvero una buona squadra. Possono fare bene anche sì, loro. Sì, infatti avete vinto contro una, diciamo, una delle pretendenti. Sì, una delle pretendenti. Quindi, sia del girone che per la vittoria. 3 punti fondamentali, sì. Quindi un'ottima vittoria. Sì. Senti, a chi dedichi questa prestazione? Ma alla mia squadra, al mio attaccante che purtroppo volevo non passa mai la palla. Però lo dobbiamo sopportare nel bene e nel male. Un attimo. Sì, sì. È un fanatico. Non fa niente. Lasciamolo stare. Grazie a Celentano. Un saluto a tutti quanti.